Ciao, buongiorno a voi là in studio qui dal Benin. Ecco, ma dal ciao, Benin di ciao a preciso tutti, buon dove ti Natale. trovi in questo momento? Allora, di preciso mi trovo nel nord del Benin, in una zona che si chiama Atakora, e al confine quasi con il Burkina, in una zona veramente ultimamente anche un po' calda, devo dire la verità. Ci sono dei fermenti non proprio belli di jihadismo. Siamo proprio qua a pochi chilometri, a 25 chilometri da qui, ci sono stati degli attentati recentemente, ma noi siamo con la gente, non molliamo, assolutamente. A proposito di gente, Don Nazareno, vedo tanto movimento dietro di te. Ma sì, oggi è mercato, quindi giornata di movimento, è l'ultima giornata di mercato prima della festa grande che sarà a Capodanno, però non il Capodanno come lo intendiamo noi, nel senso della notte, il 31, qui si festeggia soprattutto il giorno, il primo di gennaio e il 2, festeggiano così, insomma, quindi allora, mangiano, vedo bevono, che sei danno. Proprio in mezzo alla strada, possiamo stare tranquilli, non è che vuoi spostarti? Allora, sono po'. In mezzo a una strada perché è il posto più tranquillo, ah, ma okay. Se no, volete io sentivo... mi sposto, vado anche in mezzo alla gente. Sentivo qualche clacson. No, mi sono messo qua per non... No, no, ma non è un traffico di quelli... Sai, mi sento tanto un reporter di quelli importanti in mezzo al traffico. No, vabbè, ma dai, tranquillo. Comunque sono nella città di Tanghietà. Ascolta, Don Nazareno, come avete passato questo Natale? Come hai passato il tuo Natale? Ok. Allora, il Natale qui è una festa molto semplice. E le comunità cristiane si riuniscono e dopo la celebrazione della messa della notte preparano da mangiare per il giorno dopo, e la preparazione è lunga perché si mettono tutti insieme, e il giorno dopo al mattino abbiamo celebrato la messa di nuovo alle 9 e dopo abbiamo mangiato insieme, alle 10:30 pranzavamo praticamente, e il pranzo era a base di riso e pesce, ma attenzione, non il pesce nel senso come intendiamo noi, ma un pesce secco così che dava l'odore al riso, dai, una cosa molto semplice, veramente di una semplicità estrema. Le feste qui sono semplici, dopodiché tamburi e danze, questa è la festa. Beh, noi dovremmo, prima con Fra Raffaele parlavamo proprio di questo, noi insomma dovremmo un po' anche recuperare questi elementi nel nostro Natale, quindi semplicità, tamburi e danze anche, perché no? Ma io ricordo quando ero bambino c'era un po' questa cosa, le famiglie che si riuniscono insieme, si mangia insieme, si sta insieme, ci si riconcilia, perché tante volte quando le famiglie erano molto numerose e c'erano tanti attriti, io mi ricordo che a Natale era l'occasione per tutti i miei parenti di ritrovarsi insieme, riconciliarsi. Ricordo che qualcuno che era in attrito con qualche altro faceva pace, si mangiava insieme, eccetera. Quindi il Natale come riunione, come festa. Io quest'anno, proprio durante l'omelia, le omelie sono anche molto semplici, perché la maggior parte dei cristiani sono cristiani così d'amore, di devozione, ma non sono battezzati, e ho detto appunto che la presenza di Gesù ha portato un regalo. Qual è il regalo? Il regalo è la gioia di sapere che lui è nato. Poi ho anche spiegato, perché girava la voce, che fosse il compleanno di Gesù. Ho detto, guardate, se è un compleanno di Gesù vuol dire che è nato 2000 anni fa e noi celebriamo il compleanno. Ho detto, ma non è il compleanno, è come se Gesù nascesse adesso, è una celebrazione. Lui nasce per mezzo del suo spirito, anche in questo momento, in questa notte, è come se nascesse tra noi davvero Gesù bambino, e quindi ci viene a donare la gioia, insomma, più o meno queste cose. E sono arrivate, perché poi il giorno dopo ho chiesto e tutti mi dicevano, mon père, j'ai reçu la joie, j'ai reçu la joie, ho ricevuto la gioia, padre, ho ricevuto la gioia, sono contento, dai. Almeno quello è arrivato. Don Nazareno, posso farti anche io una domanda? Prima dicevi che siete in una zona jihadista, però io ricordo bene quando ero anche nel Chad, il giorno di Natale i musulmani, ecco, ci facevano anche gli auguri, ci regalavano anche una cassa di birra. Penso che sia anche da voi, non dico quelli integralisti, ma almeno quelli che sono più amici della missione, succede anche a voi questo? Sì, succede, perché ecco, in questo momento sta passando una vedetta militare, perché siamo controllati e sono
li vedo di colore bianco, quindi sono militari dell'interforza francese, eccetera. Sì, anche i musulmani mi hanno fatto tanti auguri, ho tanti amici qua e sì, sì, la festa è per tutti. Ma infatti questa è la cosa bella, il messaggio del Natale che noi recuperiamo è che Gesù non è venuto per i cattolici, è venuto per l'umanità intera. E quindi l'umanità anche per i musulmani, magari i musulmani veri, belli, che qui in Africa ci sono, come tu l'hai visto anche in Chad, sono amicissimi dei cristiani, rispettosi, davvero amici, no, davvero, è proprio così, sì, ti vengono a offrire le cose, io tante volte la birra me l'ha offerta un musulmano che non beve magari, sì. E lì beve la Coca-Cola. Ascolta Don Nazareno, avrai sicuramente avuto modo di ascoltare le parole dell'omelia di Papa Francesco nella notte di Natale. Sì. Allora noi poi ne ascolteremo un pezzettino, però volevo anche da te un commento su un passaggio che secondo me è molto significativo. Papa Francesco ci ha parlato di piccolezza, di accogliere la piccolezza, ovvero abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Gesù nasce vicino ai poveri, ai dimenticati delle periferie. E guarda, per come dimenticati, io posso dire che l'Africa è una terra dimenticata, o meglio, ci ricordiamo dell'Africa per i nostri bisogni. Abbiamo bisogno dei semiconduttori del coltan e allora il Congo, abbiamo bisogno dei diamanti, abbiamo bisogno del petrolio, abbiamo bisogno... Cioè l'Africa è sfruttatissima, ma poi è la grande dimenticata. Per esempio nella questione pandemia l'Africa è dimenticata, perché qui non abbiamo per esempio i frigoriferi per stoccare i vaccini che hanno bisogno di stare a temperature bassissime. L'Africa è la grande dimenticata e serve che sia dimenticata, altrimenti se si risvegliasse, darebbe filo da torcere. Quindi io in queste parole del Papa ho sentito proprio, io l'ho sentito in diretta quella sera, perché grazie a un amico riusciamo ad avere anche un po' di canali Rai qui per vederli a distanza, e dico grazie a degli amici che ci danno qualche cosina per pagarci l'internet, e abbiamo visto quindi in diretta, abbiamo capito che il Papa davvero ha un cuore grande per, in cui appunto le periferie sono anche i paesi dimenticati, esatto. Dove la dimenticanza è grave, la dimenticanza sull'Africa è grave, ed è vero quello che dicevano già altri statisti, quando l'Africa si risveglierà, e si risveglierà come? Non certo con le guerre, si risveglierà con la grande presenza di persone che andranno a ripopolare i paesi dove non c'è natalità. Quando l'Africa si risveglierà dovremo ringraziare i nostri fratelli africani per essere venuti a prendere il posto che noi abbiamo lasciato vuoto non facendo figli, e diventerà la nostra Europa piccola e bisognosa. È un passaggio. Ascolta Don Nazareno, noi ti lasciamo andare e preparare a quella che tu hai chiamato la grande festa, ovvero anche il Capodanno lì, non so se hai da fare la tua spesa anche tu al mercato. Sì, devo comprare dei pomodori, devo comprare delle cose. Io voglio chiudere con una frase che ho sentito ieri da Papa Francesco, sempre grazie a questo canale Rai che siamo riusciti ad avere, dell'Angelus. Il Papa ha detto che noi non siamo dei cavalieri, dei combattenti solitari, ma il Signore ci ha fatto nascere per essere insieme. A me piace tanto che insieme, ecco, la Chiesa, i colori diversi che i cristiani hanno, possano un giorno dare una svolta a questo mondo. E quindi mi è piaciuta tanto quella frase, ve la lascio così. Quindi non cavalieri o combattenti solitari, ma uniti insieme. È il messaggio più bello che il Papa ha potuto dire ieri all'Angelus, secondo me. Grazie per avercelo ricordato, grazie per averci lasciato con questo messaggio. Ancora buon Natale e buon anno a te, e speriamo, a proposito di insieme, di tornare presto insieme, anche se diciamo a distanza, ma comunque siamo uniti in qualche modo. Grazie Don Nazareno. Dal Benin un saluto a tutti gli amici e amiche di Padre Pio TV, dal Benin, sia quelli che
sia lì in studio sia fuori e sia telespettatori. Allora, ciao. Se vuoi fare anche, come dire, la chiusura da reporter, dal Benin è tutto. E dal Benin è tutto, a voi studio. Grazie. 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 Ciao, grazie.